una notizia molto importante. È un riconoscimento a tutto il lavoro che come Regione noi stiamo facendo nel mondo vitivinicolo, è un riconoscimento al grande lavoro che hanno fatto il sindaco di Gesso Parini, il vice sindaco e tutta l'entourage con che hanno collaborato con l'amministrazione comunale, mi riferisco al GAL, al parco, alla cantina di Orsogna e qui vede quella grande collaborazione tra il pubblico e il privato che bisogna sempre di più potenziare, così l'Università di Teramo e Perugia. Cioè, è stato un lavoro importante e giustamente la Regione doveva esserci e noi apprezziamo molto questo lavoro perché appunto è la seconda vitigna a Bacca Rossa che viene dall'Abruzzo, dopo il Monte Pulciano, quindi abbiamo quest'altro vitigno e io credo che questo porterà beneficio a tutti. Un altro aspetto che mi preme sottolineare e per cui la Regione ha lavorato tanto, è stato vicino al comune di Gesso Palena, io in modo particolare trovando anche delle risorse economiche, qui voglio ringraziare anche l'assessore Imprudente e tutta la struttura dell'assessorato, è quello che diciamo, questa è una bella pratica, una best practice come si dice adesso, perché significa che nell'entroterra c'è tanta di quella biodiversità che assolutamente i comuni, le comunità devono utilizzare. Quello potrebbe rappresentare anche un motivo per restare in queste aree, evitare l'abbandono e dare quindi ricchezza in quei territori che sicuramente in questo momento non vivono dei momenti felici.